Allora, parliamo adesso di come si dimensionano i transistori in una porta logica. Quindi criteri. Dimensioniamo di dimensionamento. Vediamo di ricapitolare a che punto eravamo arrivati. No, abbiamo visto che a partire da una descrizione di una funzione logica possiamo ricavare la rete di pull up, la rete di pull down e quindi tutto il circuito relativo alla porta complessa. Con un certo numero di transistori NMOS e con un certo numero di transistori PMOS. In generale, dal punto di vista del progetto, per ogni transistore si possono scegliere essenzialmente due quantità, che sono la lunghezza e la larghezza del gate. E in questo consiste il dimensionamento, che dobbiamo scegliere i valori di lunghezza e larghezza. In quanto non possono essere, come dire, abbandonati al caso. Per quale motivo? Perché la scelta di lunghezza e larghezza dei transistori ha un effetto sul tempo di propagazione. Siccome noi abbiamo, questo l'abbiamo visto anche con l'inverter, no? Vi ricordate, nell'inverter il tempo di propagazione è inversamente proporzionale a K. E quel K contiene il rapporto tra larghezza e lunghezza. Quindi per un inverter abbiamo visto che è vero, e in realtà è vero in generale, anche se consideriamo una qualunque altra porta logica. Quindi il concetto principale è: dobbiamo dimensionare i transistori della porta logica tenendo presente l'effetto che il dimensionamento ha sul tempo di propagazione. Qual è il criterio che si deve adottare? Il criterio è molto semplice. Si fa così, tipicamente si fa in questo modo. Si determina qual è il tempo di propagazione di un inverter CMOS. Si fa in modo che si dimensiona l'inverter CMOS in modo che il tempo di propagazione da alto a basso sia uguale al tempo di propagazione da basso a alto, questo per, come dire, uniformare il ritardo dovuto a ciascuna transizione. E poi per le porte logiche si adotta questo principio. Per qualunque combinazione di ingressi, il tempo di propagazione deve essere non più alto di quello di un inverter semplice. D'accordo? Questo è il criterio con cui si fa il dimensionamento. Quindi si dimensionano tutti i transistori in modo che per qualunque tipo di configurazione degli ingressi, la transizione da alto a basso e da basso a alto non abbia mai un tempo di propagazione più alto di quello del singolo inverter. Qual è il razionale alla base di questo criterio? In questo modo il tempo di propagazione peggiore è quello del singolo inverter e quindi la frequenza di clock è limitata dal singolo inverter. Non c'è una porta strana che ha un tempo di propagazione particolarmente più lento che poi mi va a limitare il tempo di propagazione di tutto il sistema. D'accordo? Tenete presente, il periodo di clock viene limitato dalla porta più lenta. Si fa in modo che la porta più lenta sia l'inverter dimensionato inizialmente, tutte le altre devono essere veloci tanto o più dell'inverter. Ok? La difficoltà con le porte logiche è che mentre l'inverter ha soltanto due ingressi, cioè alto e basso, e quindi due, come dire, situazioni distinte da esaminare. Per una porta logica con quattro ingressi ci sono tante più combinazioni, quindi le situazioni da esaminare sono di più. Però, insomma, si vede che la cosa si può rendere più semplice. Quindi vediamo di ribadire il criterio. Per ogni, in italiano, come dire, per ogni porta logica e per ogni configurazione di
di ingressi e il tempo di propagazione deve essere uguale o inferiore a quello di un inverter. Questo vuol dire tipicamente che ci si mette nel caso peggiore e si va a vedere di essere sicuri che nel caso peggiore il tempo di propagazione sia almeno uguale a quello di un inverter. Ok? Allora, qual è il tempo di propagazione di una porta logica? Beh, immaginate la propagazione da alto a basso. In una porta logica, quando abbiamo una transizione da alto a basso, la capacità di carico si deve svuotare e chiaramente si scarica attraverso la rete di pull down. Quindi dobbiamo andare a vedere la corrente che passa attraverso la rete di pull down. Quindi questo è il meccanismo più semplice. Come è fatta la rete di pull down? Va bene, può avere alcuni transistori in serie, oppure può avere alcuni transistori in parallelo, o più rami o più rami in parallelo. Allora, vediamo situazione diciamo una situazione un pochino più semplice, che è quella che la rete di pull down abbia più rami in parallelo. Vediamo un pochino. Rami in parallelo. Dov'è che abbiamo visto dei rami in parallelo? Per esempio, nella porta NOR, vi ricordate, la rete di pull down è fatta così. Cioè A e B. E questo è carico. Questa è una NOR. Disegno soltanto la rete di pull down perché in condizioni di scarica quello che conduce è solo la rete di pull down. Allora, vedete qui com'è che funziona. Chiaramente la rete di pull down conduce quando A conduce, oppure quando B conduce, oppure quando tutte e due conducono. Quindi A alto, B alto o A e B alto. Va bene? Come interpreta quella condizione? Si interpreta in modo abbastanza semplice, cioè si dice: guardate che il caso peggiore è per esempio che conduca solo il transistore pilotato da A, e quindi perché il transistore pilotato da A conduca, bisogna che il transistore pilotato da A sia come il abbia la stessa dimensione dell'NMOS di un inverter, perché siamo nella situazione analoga a quella di un inverter, va bene? Quindi se per esempio dico che Kn star è il Kn dell'inverter, allora qua dovrò dire questo è Kn star, perché quando conduce solo A dovrò avere il tempo di propagazione uguale a quello dell'inverter. Vi ricordo il tempo di propagazione com'era, no? TPHL c'era venuto, dunque vediamo un po', C tot per VDD diviso K, questo è C tot, diviso KN, beh qui mettiamo in generale, per qui c'era venuto VDD meno VTN al quadrato. Ok, questa è l'espressione che avevamo ricavato l'altra volta. È un'espressione approssimata, però vedete,
Su tutte le altre quantità non ci si può fare niente, l'unico termine su cui si può agire è il Kn, e il Kn come è fatto? È mu n per C ox per W su L. Quindi in generale gli unici termini su cui si può agire sono W ed L per intervenire sul tau di una porta in particolare. Perché? Perché le altre quantità sono uguali per tutte le porte. Va bene, quindi a questo punto dire che diciamo Kn è quello di un inverter, chiamiamo W su L con l'asterisco il doppio, valore di W su L dell'inverter. Quindi questo vuole anche dire che il W su L del transistore di A deve essere lo stesso di quello di un inverter. L'altro caso peggiore di fatto è il caso in cui conduca soltanto B, cioè B sia alto e A sia basso, B uguale a 1, A uguale a 0. A quel punto, di nuovo, se voglio che il tempo di propagazione sia uguale a quello di un inverter e non più alto, bisognerà che anche B, il transistore di B, abbia il W su L dell'inverter. Il W su L dell'inverter si chiama N, dunque questo si chiama spesso N per l'N MOS e P per il P MOS. Cioè vuol dire che N è il rapporto W su L dell'N MOS e P chiamiamo il rapporto W su L del P MOS. Quindi questo vuol dire che il rapporto W su L di A sarà N, il rapporto W su L di B sarà N. Quando A e B sono entrambi alti, che cosa succede? E chiaramente conducono tutte e due, siamo in una situazione più favorevole. Conducendo tutte e due, la scarica sarà più rapida e quindi il tempo di propagazione sarà minore di quello di un inverter. Ok, quindi, come dire, assicurandoci che il tempo di propagazione sia uguale a quello di un inverter nel caso peggiore, siamo sicuri che poi, se la situazione è più favorevole, il tempo di propagazione è minore di quello dell'inverter. In questo caso particolare, vedete, quando mettete due transistori in parallelo, i due transistori in parallelo si comportano come un transistore di rapporto W su L pari al doppio dei due. D'accordo? Vi torna questo discorso? Se io vado a sommare, sono due transistori A e B. Va bene, che conducono tutti e due. Io sommo, ho ID è uguale a Kn di A che moltiplica VDD meno VTn al quadrato più Kn di B che moltiplica VDD meno VTn al quadrato. Quindi è come se avessi un unico transistore con un Kn pari alla somma dei due. Quindi questo lo posso chiamare K equivalente, va bene? E quindi se vado un pochino più in dettaglio, Kn di A sarà mu per C ox per W su L del transistore A. Il Kn di B sarà mu per C ox per il W su L del transistore B. Il K equivalente sarà un mu C ox per un W equivalente del transistore. Quindi in pratica è come se il transistore equivalente ai due in parallelo, equivalente con la stessa corrente, avesse un rapporto W su L pari alla somma dei due. Va bene? In altre parole, se volete ancora in modo più semplice, spesso questi transistori hanno tutti la stessa lunghezza, che è la lunghezza minima. Ed è molto frequente, no? Quindi se L è uguale, in pratica è come se quando metto due transistori equivalenti, due transistori in parallelo che conducono tutti e due, avessi un unico transistore con larghezza pari alla somma delle due, che è abbastanza intuitivo come meccanismo. Va bene?
Questo mi serve perché mi aiuta a valutare i tempi di propagazione. Ripeto, questa è una cosa che effettivamente mi aiuta a valutare i tempi di propagazione. Quindi quando i rami sono in parallelo, il ragionamento è molto semplice. Si guarda un ramo alla volta, si fa sì che un ramo alla volta abbia un tempo di propagazione inferiore o uguale a tau p, e poi a quel punto, quando conducono più rami, il tempo di propagazione sarà inferiore. Va bene, questa è una situazione. Un'altra situazione è quella in cui io ho invece due transistori in serie nella pull down, per esempio come nella NAND o in tante altre porte. Ecco, questo è l'esempio della NAND, sono due transistori in serie. Questo è A e questo è B, e poi devo scaricare un'unica capacità C totale, no? A questo punto come si deve fare? Diciamo di nuovo, questo è il criterio di massima. Come si deve fare? Qui la situazione è leggermente diversa. Più facile da valutare se si fa un ragionamento che vale quando i due transistori sono in regione lineare, ok? Quindi per semplicità di come dire, dimostrazione, supponiamo che i due transistori siano in regione lineare. Vale anche in generale, però è un po' più difficile da dimostrare, quindi così si vede meglio. Allora, per il transistore A che cosa succede? Noi sappiamo che in regione lineare la corrente è uguale a KNA, diciamo, per ricordare che è K di A, che moltiplica VGS meno VTN. Stavolta quando A è alto, VGS uguale a VDD, quindi VDD meno VTN per VDS. D'accordo? Qui devo mettere un 2 anche. E questo, qui c'è un termine quadratico, ma che trascuriamo regione lineare. Quindi questa è l'espressione. Ovviamente sapete anche che io posso scrivere quindi il rapporto tra VDS e D, ed è la resistenza equivalente del transistore che avevamo già scritto l'altro giorno, mercoledì, e che è quindi uguale a questa quantità. Va bene. Uguale a 1 diviso 2 KNA VDD meno diviso VDD meno VDD meno VTN. Allora, questa è, diciamo, la resistenza di A quando conduce. Allora, quando metto il B invece sarà uguale la situazione, dovrei sostituire soltanto ad A B, e quindi avrò che per B posso di nuovo scrivere che VDS diviso ID, che è l'R equivalente del B, è uguale a questa quantità, verrà uguale, soltanto qui ci sarà KNB. Allora, in pratica, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che quando sono in zona lineare, questo ragionamento l'abbiamo già fatto insieme, posso approssimare ciascun transistore con una resistenza, il transistore comandato da A dalla resistenza RA, il transistore comandato da B dalla resistenza RB. Va bene? Quindi, durante la regione lineare, la scarica
è quella attraverso una resistenza che è la somma di RA e RB. Quindi io in pratica posso dire, va bene, quindi posso al posto di mettere due resistenze, mettere una resistenza equivalente pari alla somma delle due, dove R equivalente è uguale a RA più RB. Cosa vuol dire mettere RA più RB? Facciamo la somma delle due, vedete, c'è un termine che si può mettere in evidenza, che VDD meno VTN al denominatore per 2, e qui c'è un termine che somma gli inversi di K. Questo qui io lo posso chiamare 1 su K equivalente. Quindi, per completare il ragionamento, io dico, vabbè, ma allora questo cosa vuol dire? Questo R equivalente potrebbe essere la resistenza equivalente di un transistore equivalente ai due che sono in serie. Basta mettere un transistore che ha come K il K equivalente, in zona lineare avrà come resistenza questa resistenza equivalente, quindi avrà un tempo di scarica che corrisponde a quello degli altri due. Quindi vedete, ai fini del tempo di propagazione, questo transistore col K equivalente pari a, cioè determinato da questa relazione, quindi l'inverso del K equivalente è uguale alla somma degli inversi dei K equivalenti in serie, mi dà un tempo di propagazione pari a questo. Quindi io, per fare in modo che questi due transistori in serie mi diano un tempo di propagazione uguale a quello di un inverter, bisogna che faccio in modo che questo K equivalente sia uguale al K del transistore NMOS di un inverter. A questo punto ho la garanzia che la cosa funziona. Quindi questo. Quindi se ho due transistori in serie, devo avere uno su K equivalente uguale a KA più KNA più 1 su KNB, quindi il K equivalente deve essere uguale o maggiore del K del transistore dell'inverter. La cosa si semplifica ancora di più perché se scrivo il K come mu ciox diviso per W su L equivalente, mi trovo questa relazione. Quindi vedete, mu ciox va via, che non conta, e mi trovo che il è l'inverso di W su L che si somma. Quindi in pratica l'inverso del W su L del transistore equivalente deve essere pari alla somma di W su L. Quindi per esempio, questo che cosa vuol dire? Che se W su L del transistore equivalente è 2, i due transistori in alto, i A e B, devono avere un W su L pari a 4 perché le cose tornino. D'accordo? Quindi questo qui l'abbiamo chiamato anche... Sì, no, va bene così, no, non aggiungere altro. Questo qui l'abbiamo chiamato anche N. Quindi 1 su W su L equivalente deve essere 1 su N, per come abbiamo definito N prima, N è il rapporto W su L del transistore dell'inverter. Dov'è che l'avevamo scritto? Non mi ricordo. Qui forse? Sì.
n è quello dell'inverter. Quindi devo ottenere questa cosa. Se per esempio W su LA faccio uguale a W su LB, che è una situazione tipica, vedete chiaramente se metto due transistori in serie vuol dire che W su LDA deve essere uguale a due volte il valore N, se metto tre in serie vuol dire che ciascun transistore deve avere un rapporto W su L pari a 3N e così via. Ok, questo magari annotiamolo perché questa può essere una cosa che non si ricorda. Se W su LDA è uguale a W su LDB, per esempio, allora avrò che W su LDA dovrà essere uguale a due volte il W su L equivalente, cioè due volte N. Se ho L transistori in serie, transistori. Transistori in serie e voglio che abbiano tutti lo stesso rapporto W su L, allora basta fare in modo che W su L di ogni singolo transistore sia uguale a L per N. Cosa si generalizza? Poi alla fine diventa abbastanza facile, no? Metto due transistori e devo raddoppiare praticamente la larghezza di ogni transistore. Se ne metto tre bisogna che li triplichi, se ne metto quattro bisogna che li quadruplichi perché di fatto ho aumentato la lunghezza equivalente. Va bene? Proviamo a fare un esempio di una porta un pochino più complicata. Allora, e così cerchiamo di avere dimensionamenti. Allora, vi ricordate, per inverter abbiamo detto che per l'inverter bilanciato dovevamo avere Ln uguale Lp, Vtn uguale a meno Vtp, e Kn uguale a Kp, giusto? Questo Kn era mu n ciox W su L n, doveva essere uguale quindi a mu n mu p ciox W su L dp. Allora, questa cosa qua si traduce nel mettere per l'inverter L n uguale a Lp, tipicamente si mette la L minima che si può ottenere. Questo qua, va bene, deve essere fatto al processo. Questo Kn uguale a Kp si traduce in questo, vedete, se le L sono uguali, questo vuol dire che mu n per scusate, mu n per W n deve essere uguale a, vabbè, ma non mi importa adesso questa cosa, mi importa lasciare L sotto, deve essere uguale a mu P per W su LP. Quindi questo qui è quello che abbiamo chiamato N, questa cosa qua, W su L del P, è quello che abbiamo chiamato P. Quindi diciamo questo vuol dire che mu N per N deve essere uguale a mu P per P. Cosa succede? Beh, spesso mu N uguale a due volte mu P. Anche se nei processi più moderni è praticamente uguale, e quindi questo fa sì che si sceglie P per mantenere questo rapporto, siccome mu P è la metà di mu n, si sceglie P uguale a due volte n. Quindi il rapporto tra larghezza e lunghezza del PMOS dell'inverter è circa il doppio del rapporto tra lunghezza e larghezza del PMOS del P. Di solito qui, sì, d'accordo, va bene così. Grazie.
Quindi questa è l'altra considerazione che è bene fare. Allora, a questo punto proviamo a fare il dimensionamento di alcune porte semplici per vedere se abbiamo capito tutto. Prendiamo la porta NAND come esempio. Facciamo una NAND a tre ingressi. Ma come ricordate, la NAND a tre ingressi fa sempre uno in uscita, tranne quando tutti e tre gli ingressi sono a uno. Quindi la pull down è fatta da tre transistori in serie, ciascuno controllato da uno degli ingressi. Soltanto quando tutti e tre gli ingressi sono a uno, i tre N MOSFET conducono e quindi abbiamo la scarica della capacità. La stessa cosa vuol dire che l'uscita è sempre a 1, tranne quando tutti e tre gli ingressi sono a 1, quindi vuol dire che qui ho tre rami in parallelo, perché basta che uno degli ingressi sia a 0 perché la NAND abbia uscita a 1. Quindi vuol dire, siccome i PMOS conducono quando il segnale sul gate è a 0, la NAND mi viene così. Vedete, se uno degli ingressi è 0, la pull up conduce, perché conduce uno dei rami, e quindi l'uscita va alta. Se tutti e tre gli ingressi sono a 1, la pull up non conduce perché tutti e tre i transistori sono interdetti. Va bene? Allora, le vedete, è abbastanza facile dimensionare, perché quando conduce la pull down, allora il tempo di propagazione in scarica, no? Da alto a basso, chiaramente io ho tre transistori in serie, perché il tempo di propagazione sia uguale a quello di un inverter, bisogna che la WSL di ciascun transistore sia il triplo di quella del singolo inverter, tre volte, in base a quello che ho detto un attimo fa. Se ho L transistori in serie, voglio che abbiano tutti lo stesso WSL. Questo posso volerlo perché tanto non ho altri vincoli al momento. Allora il WSL del singolo transistore deve essere pari a L volte quello di un inverter. Quindi questo rispecchia quello che abbiamo appena detto. Quindi qua devo mettere 3N, qui devo avere il rapporto WSL, indico in rosso, no? Quindi, e questo 3N. Questa è la situazione per gli N. 3N, N e N, dove N è quello dell'inverter. Per i transistori di tipo P invece devo fare un altro ragionamento. A questo punto mi devo mettere nei vari casi, diciamo peggiori. Il caso peggiore è quando conduce solo un ramo. Quindi quando conduce solo il ramo di A, il tempo di propagazione deve essere pari a quello dell'inverter. Quindi A da solo deve avere rapporto WSL pari all'inverter. B, quando conduce solo B, lo stesso, questo tempo di propagazione deve essere quello del solo inverter. Quando conduce solo C, analogamente, deve avere lo stesso un tempo di propagazione pari a quello del singolo inverter. Quindi anche il rapporto WSL di C deve essere uguale a P, cioè a quello del PMOS dell'inverter. Chiaramente vedete bene che quando per qualche motivo sia A, sia B e sia C sono 0, quindi conducono tutti e tre, mi viene fuori un transistore equivalente pari a con rapporto WSL pari a 3P, e quindi il tempo di propagazione sarà un terzo di quello del singolo inverter. Però chiaramente finché vado più veloce, problemi non ne ho. D'accordo? In questo modo, vedete, abbiamo dimensionato la porta completamente. Sappiamo quanto è lungo e quanto è largo ciascun transistore. Ok? Quindi in realtà è tutto abbastanza semplice. E una cosa che è interessante è fare una valutazione dell'occupazione di area.
Cosa intendo come occupazione? Proprio dell'occupazione di area su silicio. È una cosa importante perché di fatto il costo di un circuito, di un blocco dentro il circuito integrato è soltanto proporzionale all'occupazione di area. Io so quanto ci vuole per fare una fetta intera e poi quindi diciamo il valore è una cosa che va a millimetro quadro, no? Cioè, diciamo più un blocco mi occupa spazio, più in pratica mi costa. Quindi è importante cercare di fare una valutazione dell'occupazione di area dei singoli blocchi anche nelle scelte, perché spesso nello scegliere un'architettura rispetto a un'altra si va a vedere sì le prestazioni ovviamente, ma anche il costo, e il costo è proporzionale all'area occupata dal pezzo di, dal circuito. Allora, una buona approssimazione, non una misura precisa, ma una buona approssimazione di quello che è di quella che è l'occupazione di area di un circuito CMOS, è dato dalla somma delle aree dei gate. Chiaramente è chiaro che non è rigoroso, perché se immaginate come è fatto un transistore, come è fatto un circuito integrato, voi avete il MOSFET intero, che non è soltanto l'area di gate, ma ci sono anche le due aree di source e di drain. Immaginate di vederlo dall'alto. E poi ci sono tutti i fili di collegamento, no? Quindi c'è di più. Però mi dà una buona misura la somma delle aree di gate, perché più o meno il resto, diciamo, posso così considerarlo come una percentuale aggiuntiva da tenere presente. Quindi dico, vabbè, l'area complessiva sarà più o meno la somma delle aree di gate per 2, poi tutto il resto mi fa altrettanto, però ecco, mi dà una misura. Come dire, in altre parole, molto correlata l'area di gate con quello che poi è l'area, la somma dell'area di gate con quella che è l'area complessiva del circuito, va bene? Perché è utile questa metrica? Perché a questo punto io posso dire, vabbè, la somma delle aree gate la valuto rapidamente, non devo disegnare tutto il circuito con tutto il layout completo. Mi basta, una volta fatto il dimensionamento, provare a fare le somme. D'accordo? Quindi noi quando confrontiamo due circuiti per vedere che area occupano, facciamo un confronto sull'area di gate, considerando che poi il resto sarà una specie di percentuale fissa da aggiungere. Allora, diciamo, somma delle aree dei gate. Questo va bene per la logica. Quando ci sono le capacità, in realtà bisogna sommare anche tutte le capacità, le aree delle capacità che sono poi. Quando ci sono delle capacità diventano molto molto significative, diciamo le aree occupate. Quindi, però in questo caso facciamo così. Vedete qual è il conto? Quindi, area gate, devo fare la somma e devo fare su tutti i transistori il prodotto WI per LI. Allora, in pratica io posso dire, vabbè, faccio la somma, questa la trasformo nella sommatoria di WI su LI per LI al quadrato. Di solito le LI sono tutte uguali e si mettono tutte al valore minimo, quindi posso portare fuori le L e qui mi viene che devo semplicemente sommare i rapporti W su L. Vedete? Cioè, quindi effettivamente viene abbastanza semplice. Allora facciamolo in questo caso. Devo fare L minimo al quadrato per i rapporti W su L. È facile a fare perché per i P ho 3P, P più P più P, e per gli N ho 3N più 3N più 3N che fa 9N. Questo è questa è l'area di gate. Ripeto, poi senza sbagliare troppo, uno può dire l'occupazione reale all'incirca viene più o meno il doppio di questo, perché tutto il resto conta all'incirca altrettanto.
D'accordo, quindi questa è una ricetta abbastanza semplice che ora ci interessa fino a un certo punto, però può essere utile in futuro per valutare la dimensione di un circuito integrato più grande. Vediamo un altro esempio di porta logica, una situazione abbastanza simile. Vediamo la NOR a tre ingressi. No, a tre ingressi come è fatta? È in modo duale, come si dice, rispetto alla NAND, perché ha un comportamento praticamente opposto. Vi ricordate, la NOR fa sempre 0 in uscita, tranne quando gli ingressi sono tutti 0, perché in quel caso fa 1. Quindi, per esempio, per la pull down è diverso il ragionamento. La pull down deve essere sempre in conduzione, tranne quando tutti gli ingressi sono a 0, perché a quel punto deve essere interdetta. Quindi, per esempio, si può ottenere così, si può mettere 3 transistori in serie. E non in parallelo, volevo dire, perché vedete, questi 3 transistori in parallelo mi garantiscono che quando almeno uno è in conduzione, l'uscita sia bassa, che la pull down conduca, e l'unico caso in cui la pull down non conduca sia quando tutti e tre sono a zero, che è esattamente il comportamento che vogliamo dalla NOR. Per la pull up invece vale il ragionamento opposto: la pull up non conduce mai, deve condurre solo quando l'uscita è 1, cioè soltanto quando tutti e tre gli ingressi sono a zero. E quindi per ottenere questo devo mettere in serie 3 transistori a canale P, ciascuno controllato da un ingresso diverso. Questa è l'uscita. Quindi solo quando A, B e C sono tutti e tre a zero, la pull up conduce. E va bene. A questo punto possiamo dimensionarlo, e per la pull down è facile perché abbiamo quindi ciascun transistore potrebbe condurre da solo e deve portare a un tempo di propagazione pari a quello di un inverter, quindi devo mettere il rapporto W su L pari a N per ciascun transistore. In questo caso invece devo per la P Per la pull up devo fare in modo che ciascun transistore abbia un rapporto W su L pari a 3P, in modo che quando tutti e tre conducono si comportino come un transistore equivalente, come con rapporto W su L pari a un terzo, quindi a P, e a questo punto il tempo di propagazione diventa uguale a quello dell'inverter. Ok? Quindi nel caso, diciamo, delle porte più semplici, alla fine quel criterio di dimensionamento si traduce diciamo, una scelta di rapporti W su L piuttosto rapida. Questo caso, come devo fare? Devo fare L minimo al quadrato per la sommatoria di tutti i rapporti W su L, come ho fatto prima, e quindi viene L minimo al quadrato per 3N più 9P. Qui vi faccio notare una cosa. La NAND ha tre ingressi, è più piccola della NOR a tre ingressi. Perché? Perché abbiamo detto che P è circa uguale a 2N. Immaginiamo che n sia uguale a 2 e p uguale a 4, quindi. Ok? Esempio, n uguale a 2 e p uguale a 4.
L'area di gate della NAND a tre ingressi è uguale a che cosa? A L minimo quadro, e torno un attimo al grafico di sopra, avevo 3P più 9N, quindi 3 per 4 12 più 9 per 2 18, 12 più 18 fa 30, quindi veniva L minimo quadro per 30. L'area di gate della NOR a tre ingressi viene questo, 3 per 2 6 più 9 per 4 36, 6 più 36 fa 42, quindi L minimo per 42, quindi vuol dire un 40% più grande. Vedete, in pratica, e questo diciamo è una cosa che peggiora sempre di più quando aumento il numero degli ingressi. Diciamo, perché si capisce abbastanza bene qual è il motivo, no? Perché in pratica, vedete, nella NOR devo mettere i P larghi, nella NAND devo mettere gli N larghi, ma i P sono già più larghi degli N, perché il rapporto del più su L è 4 invece di 2, e quindi dovendo raddoppiare o triplicare o quadruplicare la larghezza dei transistori che sono già più larghi, sicuramente occupo di più. Va bene, quindi mi conviene mettere in serie gli N perché sono più piccoli, e quindi anche quando li metto in serie, diciamo, mantengo in dimensioni più ragionevoli. Questo ha una conseguenza, e la conseguenza principale è che in logica CMOS, quando si può, si sceglie la NAND invece della NOR. Soltanto per questo motivo, perché a parità di tempo di propagazione si riescono a fare più piccole. Ok? Se si può, dipende dalla funzione logica, se si può o no, si preferisce la NAND alla NOR. Perché è più piccola a parità di tempo di propagazione. Allora, vediamo una porta qualunque da generare, non una porta, diciamo, standard. Per esempio, qui me ne metto una più o meno a caso, questa funzione logica. Quindi, per capire come si fa, chiaramente dobbiamo fare la mappa di Carnot prima. Allora, compiliamo la mappa di Carnot, vediamo, questo qui è l'end, qui mi conviene metterlo y negato, è vero quando abc oppure quando b. Questo mi viene meglio scriverlo così per riempire la mappa, perché vedete, devo avere, per avere y negato, quindi y uguale a 0, devo avere o abc, quindi qua, oppure mi basta B negato. B negato è abbastanza grande, perché quando B è uguale a 0, io so che, quindi quando B è uguale a 0, B negato è uguale a 1, e quindi Y negato è uguale a 1. Quindi B uguale a 0 corrisponde a questa cosa qua. Ok? Quindi chiaramente uno può fare la prova sostituendo i valori e poi mettendo dentro, questo è solo un modo un po' più veloce di farlo. Ok. Mi
Vediamo un po' se torna. Dunque, vediamo un attimo, un punto qualunque. ABC uguale a 0, ho che questo è 0 più 1 fa più B negato fa 1, fa 1 negato 0, va bene. Però vediamo un po' se torna quando B uguale a 1. Dunque se B uguale a 1 e A e C sono 0, io ho 0 e 0. Insomma, fa 0, l'inverso fa 1, sì, mi pare giusto. Ok. Va bene. Allora, a questo punto io devo ricavare implicanti maggiore, ho questo, quindi mi viene y uguale a questa roba qua che è a negato b più questa roba qua che è bc negato. In questo posso anche scriverla come B che moltiplica A negato più C negato. Allora io ho questa espressione qui, B che Y uguale a B che moltiplica A negato più C negato, posso adoperarla per la pull-up. E chiaramente l'espressione duale posso impiegarla per la pull down, quindi faccio il negato qua, mi viene B che moltiplica A più C negato negato, poi uso le leggi De Morgan e mi viene B negato più A più C negato. A questo punto uso ancora una volta le leggi De Morgan e questa roba qua, quindi se faccio la NOR, questa la trasformo in una A per C. D'accordo. E quindi posso a questo punto disegnare il tutto. Questa è l'uscita. Questa qui mi serve per la pull down. Allora, la pull up come la faccio? In serie due cose, quindi ho un AND, quindi io metto due cose in serie. Questo controllato da B, per esempio, deve condurre quando B è uguale a 1 e quindi deve essere controllato da B negato. E quest'altro pezzo deve essere uguale a 1 quando A è uguale a 0 oppure quando C è uguale a 0 e quindi basta che metta A e C in parallelo. Analogamente, qui ho un OR, quindi devo mettere un B negato. E poi in parallelo alla serie di A e C, quindi due transistori di tipo N controllati da A e da C. Questa è la porta. Anche in questo caso adesso devo dimensionare prima la pull down. Vedete, per la pull down il caso peggiore qual è? Che conduca solo B, solo il ramo di B negato, quindi questo transistore dovrà avere un rapporto W su L pari a quello di un inverter. Qui ci sono due in serie, quindi ciascuno dovrà avere un rapporto W su L pari al doppio di quello di un inverter. Va bene? Sopra, stesso discorso.
passa qua, deve avere questo un rapporto, ci può essere questo ramo, quindi in questo ramo due transistori in serie, quindi deve avere un rapporto W su L pari a quello di un inverter, e quindi deve avere 2P e 2P quando conduce il ramo di sinistra. Quando conduce il ramo di destra deve avere la stessa situazione, quindi metto 2P e 2P di nuovo. E quindi questo è il dimensionamento completo. Posso andare a calcolare l'area dei gate e mi viene quindi L minimo al quadrato per la sommatoria dei W su L di tutti i transistori, e quindi viene L minimo al quadrato per 5N più 6P. Ok, l'esercizio è abbastanza semplice in realtà. Ora volevo farvi notare una cosa che già sapete probabilmente, però vediamo le implicazioni dal punto di vista del circuito. Allora, questa è una funzione logica che si può esprimere come somma di prodotti. Voi sapete, praticamente qualunque funzione logica, rete combinatoria, la potete esprimere come somma di prodotti. Una volta disegnata la mappa di Carnot, diciamo, se uno volesse fare a mano, ma chiaramente il concetto vale poi in generale, anche se viene fatto da un calcolatore, uno ha rappresentati gli implicanti principali, ogni implicante è un prodotto. E poi basta fare l'OR di tutti gli implicanti principali per trovare l'uscita, va bene? Quindi qualunque funzione logica, qualunque rete combinatoria si può scrivere come somma di prodotti. NB, qualunque rete combinatoria Allora, ora senza perdere di generalità, prendiamo questa somma di prodotti, insomma quella più semplice, però vedete è un esempio particolare, però insomma si può vedere in modo un pochino più rigoroso che vale in generale il ragionamento. Quindi e anche, come dire, non neanche intuitivamente, anche semplicemente seguendo questo ragionamento si capisce che lo stesso ragionamento funziona per qualunque espressione scriva. Okay? Quindi questo è semplicemente un modo per, come dire, far vedere la cosa in un caso molto semplice. Allora, dunque, quello che vorrei farvi vedere, che credo che già sappiate, ma non sono sicuro, per cui lo vediamo un attimo insieme, è che una somma di prodotti si può esprimere come una NAND di NAND, oppure si può esprimere come una NOR di NOR. Ed è anche questa una cosa del tutto generale che si vede con un passaggio adoperando le leggi di De Morgan. E qui, il passaggio qual è? Io semplicemente devo negare tutto. Una volta che ho negato, posso adoperare la legge di Morgan, ho una NOR, qui posso trasformarlo nell'AND degli oggetti negati. Quindi qui ho, a questo punto vedete, ho una NAND di A e B, una NAND di C e D, e la AND di loro due mi dà Y negato. Quindi questo vuol dire che Y da solo è uguale alla NAND di AB fatto in NAND con la NAND di CD.
E quindi invece di essere una somma di prodotti è diventato una NAND di NAND. La funzione è la stessa, i termini sono gli stessi, ho soltanto sostituito alla somma, l'OR di AND, la NAND di NAND. Ok. Ora, se prendo da qui invece e vado qua, io questa la posso scrivere come la AND la posso scrivere come NOR di A e B negato. Questo di nuovo mi viene dato dalla legge di Morgan. Qui ho A e B in NAND, posso rappresentare, posso scrivere, no, qui NOR ho detto. Questo si vede bene se faccio una. Se, vabbè, vi faccio un passaggio intermedio per farvelo capire. Ripeto, anche se sono convinto che lo conosciate, l'abbiate già visto, però a questo punto io posso scrivere questo in questo modo, negato, negato, tutto negato, no? E poi a questo punto mi tengo il negato più alto, questa NAND mi viene questo. Usando la legge di Morgan per il prodotto negato. Quindi vedete, ho una NOR a sinistra, una NOR a destra e poi la NOR del risultato. NOR di NOR. Oh, se lo volete vedere dal punto di vista del disegno delle porte logiche, voi avete una somma di prodotti. Che è questo. In pratica questo si può trasformare in una NAND di NAND, non tocco niente, vedete, devo semplicemente la seconda riga è questa qui. Quindi la configurazione è esattamente la stessa, levo tutte le porte e metto delle NAND, ottengo esattamente la stessa cosa. Oppure posso levare tutto e mettere delle NOR, però vedete la differenza è che devo anche invertire tutto, no? Quindi devo, se voglio mettere delle NOR, per come è scritta la cosa, devo al posto di ogni porta mettere una NOR e però invertire tutti gli ingressi e tutte le tutti gli ingressi e tutte le uscite. In pratica sto disegnando, questo è il primo pezzo, questo è il secondo addendo e poi l'uscita delle due deve andare a un'altra NOR e poi questo mi dà Y negato, quindi per avere Y devo reinvertire. Quindi questa è somma di prodotti, questa è NAND, NAND, e questa qui, quindi somma di prodotti, vabbè, per usare la stessa terminologia, somma di prodotti vuol dire AND OR, questa è NAND, NAND, questa qui è NOR, NOR. Va bene, allora, cosa c'è da dire qui? Che nella pratica le porte negate sono quelle che vengono più naturali in logica CMOS, quindi le NAND e le NOR vengono naturali, le AND e le OR si ottengono
ottengono prendendo la NAND, la AND si ottiene tipicamente prendendo la NAND e poi invertendo l'uscita con un inverter. E la OR lo stesso, perché diciamo, è il modo più naturale è quello di passare dalla NOR, come è fatta l'architettura della porta. Quindi nella pratica qualunque cosa che io poi ottengo da una mappa di Carnot come somma di prodotti, automaticamente seguendo questa regola la traduco in una NAND di NAND, tanto non cambia niente dal punto di vista delle porte, oppure potrei tradurla in una NOR di NOR. Allora, in questo caso, vedete, guardando a occhio il disegno, si vede che nella NOR di NOR ho bisogno di più inversioni, di più inverter, ma in realtà quello non è un problema, perché tipicamente in un circuito integrato di quasi tutti i segnali ho anche disponibile il negato, perché comunque devo farlo, diciamo, se la porta ha un minimo di complessità ho anche il negato. Quindi non mi crea problemi il fatto di avere un inverter, perché già lo trovo annegato, binegato, insomma, non è un problema, probabilmente già lo devo fare. Il motivo per cui però nella pratica viene preferita la NAND di NAND è quello che vi ho detto un attimo fa, cioè che poi rispetto all'altra è una soluzione che mi occupa meno spazio a parità di tempo di propagazione. Ok? Quindi poi l'implementazione si fa sempre in questo modo. Ora le cose stanno un po' cambiando perché questo è dovuto semplicemente al fatto che gli N sono più veloci dei P. Nella logica più moderna gli NP sono praticamente quasi nella stessa velocità, quindi questa preferenza, diciamo, è meno forte. Cioè, vale per tecnologie non proprio modernissime. Ok, facciamo qualche minuto di pausa. Che questo è quello che volevo dirvi, dimensionamento delle porte. Vedete, ora noi abbiamo tutto quello che serve per prendere una qualsiasi funzione logica, scrivere la rete combinatoria, derivare l'espressione più semplice, più compatta, disegnare il circuito e dimensionarlo. Ok? Ci fermiamo.